Oggi 32esima edizione della maratona Vivi Città, promossa dall'Unione Italiana Sport per Tutti. Tappa romana nella casa circondariale di Rebibbia, dove per noi c'è Isabella Di Chio. Isabella, a te. Buon pomeriggio Virginia, il carcere di Rebibbia ha aperto le porte per la diretta della RAI, una diretta che ci ha permesso di raccontare questo evento di sport e solidarietà, la 32esima edizione, lo dicevi, in 45 città d'Italia, in 9 città del mondo, anche a Cuba e Sarajevo, e tappa romana è stata nel carcere di Rebibbia. Ci sono stati 110 detenuti che hanno corso questa gara di 12 e 4 chilometri, più di 150 invece i runner che arrivavano dalla città di Roma, proprio per testimoniare questa importanza del contributo che lo sport può dare per il reintegro nella società. Una iniziativa, lo dicevi, organizzata dall'Unione Italiana Sport per Tutti, tanti gli interlocutori all'interno di questa giornata di sport e solidarietà. C'era il presidente del CONI Giovanni Malagò, l'assessore alle politiche sociali Francesca Danese, Vincenzo Manco della USP nazionale, Gianluca Di Girolami della USP di Roma e anche il garante dei detenuti di Roma Filippo Pegorari. Ma con noi ci sono i vincitori della 12 e della 4 chilometri. La 12 chilometri è stata vinta da Vasile, che è un ragazzo romeno di 26 anni, e da Mirko, che è un ragazzo romano di 33 anni. Mirko, che cosa rappresenta questa vittoria? Questa vittoria rappresenta tantissimo per noi, perché qui per lo sport che ci fa fare delle emozioni, in più degli allenamenti che si fanno qui a carcere di Rebibbia, nella preparazione, la corsa, un po' di sport, un po' tante cose. Sicuramente una speranza per il domani. È stata davvero una giornata di sport e di festa che è stata seguita anche da tante persone che sono arrivate dalla città di Roma. Noi dal carcere di Rebibbia vi salutiamo e vi restituiamo la linea. Grazie Isabella, a te.